La pace del Signore sia con tutti noi. Buongiorno e che il Signore possa quest'oggi manifestarsi in ognuno di noi. Un grande saluto da me, da parte di Angelo Piccone, a tutti quanti, che possa questo giorno essere indimenticabile, perché come ho detto questa settimana l'ho dedicato completamente a Dio, nell'amore e nella grazia sua. Quest'oggi vorrei parlare in Secondo Re 11. Chi ha una Bibbia può prenderla e andare a vedere in Secondo Re 11, dove dice la sua parola. Secondo Re 11, dal primo versetto: Amen. Atalia, madre di Acazia, quando vide che suo figlio era morto, precedette a sterminare tutta la discendenza reale. Ma Joseba, figlia del re, Joram, sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, dal gruppo dei figli del re che stavano per essere uccisi e lo nascose con la sua balia nella camera dei letti. Così sfuggì alle ricerche di Atalia e non fu messo a morte. Egli rimase nascosto con Joseba per 6 anni nella casa del Signore. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Jehoiada mandò a chiamare i capitani delle guardie del corpo dei soldati e li fece venire nella casa del Signore. Stabilì un patto con loro, li fece giurare nella casa del Signore e mostrò loro il figlio del re. Poi diede loro questi ordini: ecco quello che farete. Un terzo di quelli tra voi che sono di servizio il giorno del sabato starà di guardia alla casa del re, un altro terzo starà alla porta di sud e un altro terzo starà alla porta che è dietro la caserma dei soldati. Farete la guardia alla casa impedendo a tutti l'ingresso. E le altre due parti di voi, tutti quelli cioè che non sono di servizio, il giorno del sabato staranno di guardia alla casa del Signore, intorno al re. Circonderete bene il re, ognuno con le armi in pugno, e chiunque cercherà di penetrare nelle vostre file sia messo a morte. Voi starete con il re quando uscirà e quando entrerà. I capitani seguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Jehoiada. Ognuno di essi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno del sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, e si recarono dal sacerdote Jehoiada. Il sacerdote diede ai capitani le lance e gli scudi che erano appartenuti al re Davide e che stavano nella casa del Signore. I soldati con le armi in pugno presero posto all'angolo meridionale fino all'angolo settentrionale della casa del Signore, tra l'altare e l'edificio, in modo da proteggere il re da tutte le parti. Allora il sacerdote condusse fuori il figlio del re, gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge. E lo proclamarono re. Lo unsero e battendo le mani esclamarono: viva il re! Atalia udì il rumore dei soldati e del popolo e andò verso il popolo nella casa del Signore.
Guardò e vide il re in piedi sul palco. Secondo l'uso, i capitani e i trombettieri erano accanto al re. Tutto il popolo del paese era in festa, al suono delle trombe. Allora Italia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!» Ma il sacerdote Ioiada diede ai suoi ordini ai capitani che comandarono l'esercito e disse loro: «Fatela uscire dalle file e chiunque la seguirà sia messo ucciso con la spada». Infatti il sacerdote aveva detto: «Non sia uccisa nella casa del Signore». Così quelli le fecero largo e lei giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada stabilì il patto fra il Signore, il re e il popolo, per il quale Israele doveva essere il popolo del Signore. E stabilì pure il patto fra il re e il popolo. Tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal, lo demolì, fece a pezzi tutti i suoi altari e le sue sculture e uccise davanti agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Poi il sacerdote Ioiada mise delle guardie alla casa del Signore. Prese i capitani, le guardie del corpo, i soldati e tutto il popolo del paese e fecero scendere il re dalla casa del Signore. Giunse dalla casa del re per la strada della porta dei soldati e Ioas sedette sul trono dei re. Tutto il popolo del paese era in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa con la spada della casa del re. Joas aveva 7 anni quando cominciò a regnare. Fin qui la parola del Signore. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Mia cara nella grazia, vogliamo adesso pregare, lodare il Signore per quello che abbiamo ascoltato, per quello che abbiamo letto e per quello che fra poco il Signore ci riempirà di lode, di grazie e di potenza e di Spirito Santo per poter dire qualcosa. Vi prometto che in questo momento il mio essere è vuoto, completamente vuoto, come un vaso vuoto, attendo il suo riempimento di grazie che verrà in me. Se vi è possibile, chiudete gli occhi e lodiamo il Signore insieme. Sicuramente il Signore interverrà, com'è vero che Dio esiste e dà potenza dall'alto ai suoi figli che lo adorano in spirito e verità. Alleluia. Gloria a te, Padre. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per la parola che abbiamo letta stamattina. Ti vogliamo veramente dare gloria, onore, magnificenza e dignità. Perché tu sei degno, Signore, mio Dio, di appartenere a noi e noi a te, noi come figli e tu come padre. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo per questo giorno che tu sicuramente ci riempirai. Grazie, Padre. Ero certo, papà. Gloria a te, papà. Gloria a tuo santo nome, Padre mio, nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo sei, Signore. Non c'è Dio grande come te. Grazie, Padre. Perché non ho dubitato
di te, del tuo amore, della tua grandezza, della tua potenza, della tua dignità, fino a oggi, domani e sempre in eterno. Gloria a te, Papa. Benedici, Padre, ancora in questo momento che siamo qui alla tua presenza, con tutti i miei fratelli, sorelle, amici, e anche se ci sono nemici, che possano anche loro gustare la tua presenza e il tuo amore, la tua gioia, la tua felicità che verrà trasmessa a tutto l'universo. Gloria a te, Signore. Alleluia! Gloria al tuo nome, Signore. Benedice, Padre, ancora le vedove, gli anziani, Padre, i senza tetto, gli orfani, gli ammalati, i carcerati, il terzo mondo, Signore. Benedici tutto ciò che concerne la vita in te e in Cristo Gesù. Grazie ancora per le nostre famiglie, Signore, che tu fino a oggi hai benedetto ogni cosa attraverso di noi, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo che è venuto in questo mondo 2017 anni fa, ha dato la sua vita per ognuno di noi. Grazie, Padre. In quest'oggi, Padre, ti chiediamo nuove unzioni, ti chiediamo di benedirci, di riempirci di Spirito Santo, Signore, per adorarti, per glorificarti, giorno e notte. Benedici ancora tutti quelli che vedranno questi video in diretta, in online, che possano essere benedette da te, dal tuo Santo Spirito, dal tuo amore, che chiunque si avvicinerà a te, nell'attimo che si accosteranno e diranno: Padre, vengo a te, e in quell'istante saranno riempite come un vaso fino all'orlo. Gloria, gloria a te, papà. Ti ringrazio e ti lodo ancora per ultimo per me, Signore. Ti prego che possa far di più di quello che sto facendo. Padre, illumina il mio cammino, che possa essere degno di appartenerti, di lodarti, di benedirti, di aiutare il tuo popolo come merita. Signore, quello che sto facendo è troppo poco che sto facendo, Signore. Allarga i miei confini in tutto l'universo, che possa risplendere. Non soltanto il mio nome, ma principalmente il tuo, Padre, e quello del tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie, Padre. Ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu hai benedetto sempre in eterno. Alleluia. Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia. Alleluia. Che il Signore possa anche questo giorno, miei cari, nella grazia, risplendere su ognuno di noi e su di noi possa rimanere sempre in eterno. Alleluia. Miei cari, nella grazia, come abbiamo potuto leggere in Secondo Re 11, un tempo ci fu Atalia, madre di Acazia, che in quel periodo, nel primo versetto, dice: Atalia, madre di Acazia, quando vide che suo figlio era morto, procedette a sterminare tutta la discendenza reale. Vedete, una donna con l'ardore che suo figlio era morto, aveva in mente di sterminare
tutta la discendenza reale per regnare solo lei, con quella perfidia e l'arroganza. Non voleva lasciare nessuno che un giorno poteva usurpare il trono. Ma nel secondo versetto ci dice: ma Ioseba, figlia del re, Ioram, sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, nel gruppo dei figli del re che stavano per essere uccisi, lo nascose con la sua balia nella camera dei letti, così sfuggì dalle ricerche di Atalia e non fu messo a morte. In questo caso, Ioseba, figlia del re, fu presa dallo spirito di decidere di fare qualcosa per salvare la vita del figlio del re. Lo prese dove era, dal gruppo dei figli del re, e lo nascose in un punto dove poteva essere non visto e salvargli la vita. Mie care, nella grazia, a volte il nemico ci vorrebbe distruggere. Appena vede qualcuno che per caso cerca di fare qualcosa, vorrebbe distruggerlo, vorrebbe eliminarlo per sempre, vorrebbe estirpare quella piccola radice che sta spuntando, piccolina, per non avere un giorno dei rette capi. Ma ringraziando Dio, il Signore si serve sempre di qualcuno per evitare questa grande strage. Si servì ancora di una donna, ancora appartenente a una famiglia di dignità reale, per salvare la vita del re, sottraendolo dal gruppo dove erano già predestinati a morire, e lo salvò e lo nascose nella sua camera, insieme con i suoi figli, insieme ove non potevano immaginare che era. A volte cerchiamo di fare qualcosa, come ho accennato poco fa, il nemico vede che sta succedendo qualche scintilla e lui subito cerca di coprirla o di farla morire. In questi giorni il Signore ci ha dato possibilità di estenderci e farci conoscere nell'amore del Signore, nella dignità che Dio ci dà. Ma il nemico sta vedendo questo e cerca di soccomberci, di annientarci. Sta cercando in tutti i modi di poter bloccarci. Ci ha bloccato e ci ha fatto bloccare, perché si serve di terze persone, si serve di terze dignità, di terze inquisizione per bloccarci. Ci ha bloccato dei profili, ci ha chiuso il modo di poter fare video in diretta, pensando che noi soccombiamo e non andiamo avanti. Ma Dio è grande ed è potente e noi divulghiamo, non soltanto come prima, ma di più in tutto l'universo. Il Signore già sta cercando di ampliarci la strada
in tutte le TV del mondo. Questo sperando che il nemico non cerca di bloccare chi ha il comando della direzione delle TV. Perché se blocca anche loro, costruiremo una TV privata per noi. Dio metterà tutto. Perciò, miei cari, nella grazia, non ci dobbiamo scoraggiare, perché chi è con Dio risorgerà, come abbiamo potuto leggere, il figlio del re. Per 6 anni è stato nascosto. Al 7° anno fu proclamato re. E come vediamo qui nella sua parola, Atalia sentì il suono della proclamazione del re, uscì per strada, si avvicinò vicino al tempio e, visto un bambino seduto al trono e i capitani messi accanto al re per poter proclamarlo e dargli la devozione, la dignità di re, lei si stracciò le vesti. Si stracciò le vesti e disse: congiura, congiura! Si sentì tradita dal popolo ed esclamò: congiura, congiura! Ma il sacerdote, come la sentì, ordinò ai capitani di farla allontanare al tempio e ordinò che non sia uccisa dentro il tempio per non contaminare il tempio, ma fuori, lontano, fu uccisa. Miei cari, nella grazia, il sacerdote proclama il re, quel bambino, quell'esistenza, quella piccola radice che stava spuntando, è stata proclamata. È come quando esce un germoglio dal terreno fragile e qualcuno la vuole calpestare, il nemico ci mette sempre lo zampino. Ma ringraziato sia Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che questo non lo permette e non lo permetterà mai. Quella radice esisterà, crescerà e sarà forte nel tempo e darà il suo frutto. Oggi, mie care nella grazia, qualcuno sta nascendo, sta crescendo, forse diventerà grande, forse, se il nemico non cercherà di bloccarlo, di sterminarlo. Mie care nella grazia, vogliamo questo? Io spero no. Io spero no. Io spero no. Spero che la gloria di Dio
quel qualcuno che sta nascendo e sta emarginando dal basso e andando verso in alto nella gloria di Dio, sia proclamato come degno di appartenere alla famiglia di Dio, per essere proclamato come merito. Miei cari nella grazia, vogliamo aiutarlo con preghiere? Con esortazione, con aiuti spirituali, vogliamo proclamarlo, vogliamo dare gloria a Dio nell'alto dei cieli che ci ha mandato questo piccolo germoglio che vuole crescere, vogliamo aiutarlo. Qui dice ancora, continuando nella sua parola, il settimo anno Ioiada mandò a chiamare i capitani delle guardie nel corpo dei soldati e li fece venire nella casa del Signore, stabilì un patto con loro, li fece giurare nella casa del Signore e mostrò loro il figlio del re, poi diede loro questi ordini: ecco quello che farete. Un terzo di quelli tra voi che sono di servizio di giorno del sabato starà di guardia alla casa del re. Un altro terzo starà alla porta di Sur e un altro terzo starà alla porta che è dietro la caserma dei soldati. Farete la guardia alla casa impedendo a tutti l'ingresso e le altre due parti di voi, tutti quelli ciò che non sono in servizio il giorno del sabato, staranno di guardia alla casa del Signore, intorno al re. Circonderete bene il re, ognuno con le armi in pugno, e chiunque cercherà di penetrare nelle vostre file sia messo a morte. Voi starete con il re quando uscirà e quando entrerà. Vedete, con le vostre preghiere, con il vostro aiuto, con il vostro amore, starete vicino a questa persona che sta cercando di germogliare, questa persona ha bisogno del vostro aiuto, con la preghiera, con il vostro amore, con il vostro affetto, starete vicino, attorno, lo guarderete notte e giorno con la preghiera e con amore e con potenza. Che possa germogliare, che possa portare frutto nella gloria di Dio. Ora, mie care nella grazia, vogliamo veramente che questo germoglio possa arrivare dove Dio vuole, c'è bisogno del vostro aiuto. E qui diciamo, i capitani eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Ioiada, ognuno di essi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno del sabato e quelli che uscivano in servizio il giorno del sabato, e si recarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote Ioiada diede ai capitani le lance e gli scudi che erano appartenuti al re Davide e che davano nella casa del Signore. I soldati con le armi in pugno presero posto all'angolo meridionale fino all'angolo settentrionale della casa del Signore, fra l'altare e l'edificio, in modo che da proteggere il re da tutte le parti. Allora il sacerdote condusse fuori il re, il figlio del re. Gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge e lo proclamarono re. Lo unsero, lo battendo le mani, esclamando: viva il re! Mie care nella grazia, a volte questo periodo ci vorrà un po' di tempo, ma vogliamo eseguirlo
con tutta la nostra forza, con tutta la nostra alleanza, con tutta la nostra stima, vogliamo salvare le spalle a questo germoglio. Questo germoglio deve crescere, deve svilupparsi, deve portare frutto e deve essere premiato con il diadema in testa. Vogliamo che il sacerdote altissimo, il re dei re, possa proclamarlo, possa veramente provare quell'affetto di ognuno di voi, quella dignità, quell'amore, quella potenza di ognuno di voi e di noi, che possa questo germoglio essere proclamato e portare frutto. E quando sarà proclamato e porterà frutto, sarà nella forza, nella potenza di poter aiutare ognuno di noi. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Miei cari, nella grazia vogliamo ringraziare il Signore per quello che ci ha fatto dire su questo passo secondo il Re 11. Preghiamo e lodiamo il Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo lodare, Padre, per ogni cosa che abbiamo potuto dire, per ogni cosa che tu hai inserito nel nostro essere, per ogni cosa che veramente vuoi che vogliamo divulgare. Grazie, Padre, ancora come tu ci nutri, come tu ci fai crescere nella tua famiglia, nel tuo popolo. Grazie per questo germoglio che è nato e sta crescendo e che possa svilupparsi per dar gloria a te e in aiuto del tuo popolo, che possa regnare. Grazie, Padre, ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo, perché tu degno sei di ogni cosa. Gloria, gloria a te, Padre. E in questo momento, Padre, tutti insieme, riuniti, vogliamo dar gloria a te e al tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai unto, lo hai salvato dalla morte, lo hai benedetto e gli hai dato nuova vita. Grazie, Padre. Alleluia. Santo, santo, santo. Gloria, gloria a te. Alleluia. Alleluia, Padre. Santo, santo, santo. Alleluia. Lo sapevo, papà. E stamattina, Padre, ti voglio lodare con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutto me stesso.
Papà, ti chiedo di benedire tutto il mondo, tutto l'universo. Stendi le tue mani, Padre, in tutto il mondo, in tutto l'universo. Copri con le tue mani. E manda l'abbondanza in tutto l'universo, che tutti possano da oggi in poi, Padre, essere benedetti da te tramite tuo figliolo. Benedici ancora, Padre, tutti gli ammalati, i carcerati, le vedove, i bambini, i senza tetto, gli orfani. E tutto il resto del mondo che in questi lunghi anni deprime ed è desolato. Che possa la tua benedizione ristabilire il tuo popolo. Grazie, Padre, ma non sia fatta come io ti sto chiedendo, ma sia fatta la tua volontà. Ti ringrazio, ti lodo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Miei cari nella grazia, vogliamo concludere questo video di oggi con la pace e la grazia di Dio, diffondendo in tutto il mondo ogni cosa che abbiamo udito e ascoltato. Per chi per le prime volte sta conoscendo o sta vedendo questi video, può digitare il mio video, il mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Ripeto, www.gesulalucedelmondo.it. Troverà tutto quello che è necessario che ha bisogno. Per avviarsi per una strada, avvicinandosi sempre di più alla famiglia. Ricordo che chi è da solo non ce la potrà mai fare e vi informo di cercare una chiesa dove si proclama il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Avvicinandosi a una chiesa sarà riunito alla famiglia di Dio. Seguendo il pastore e tutti i fratelli che ne fanno parte, darà gloria a Dio e alla sua crescita spirituale.
Bene, mi cari la grazia, vi saluto nella pace del Signore e vi abbraccio come faccio sempre, così, tutti insieme, uno dopo l'altro, e con un bacio doppio a tutti quanti, con la pace del Signore. A presto. Dio volendo. Amen. Se ancora mi scriverete il vostro numero di telefono nel mio profilo o me lo fate avere, vi metterò in WhatsApp. WhatsApp. C'è un gruppo che sto edificando del Signore. E sicuramente anche voi sarete edificati al 100%. A Dio sia l'onore e la gloria in Cristo Gesù. Il mio numero di telefono lo troverete nel mio profilo, nell'immagine della mia foto e nel poster del profilo. Vi ho detto tutto, c'è anche il mio sito, c'è ogni cosa. Amen. Chiudo. Pace a tutti.